Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo della Dark Focus Retinoscopy, che è una retinoscopia dinamica che è utile per valutare il dark focus. Il dark focus fondamentalmente rappresenta lo stato tonico o fisiologico dell'accomodazione, ovvero lo stato accomodativo che si verifica quando siamo in un ambiente visivo omogeneo, quindi privo di stimoli, ad esempio una stanza buia oppure quando guardiamo il cielo. Ad esempio, quindi in quei casi il nostro sistema accomodativo assume lo stato di dark focus e quindi l'accomodazione assume un determinato valore al fine del risparmio energetico. In quel caso praticamente il sistema nervoso simpatico e quello parasimpatico per quanto riguarda l'accomodazione raggiungono un equilibrio e quindi il dark focus viene semplicemente spiegato attraverso la teoria del doppio sistema innervativo. Per rilevare il dark focus praticamente andiamo ad utilizzare come target due target fondamentalmente possiamo utilizzare. Il primo è la luce stessa del retinoscopio e la poniamo a 50 cm di distanza dall'esaminato. Il secondo target è un target DOG da 0,1 cicli per grado oppure da 0,2. Ed è praticamente una differenza di gaussiana che dà diciamo quella figura particolare di luci e ombre sul target. Durante la procedura l'esaminato e l'esaminatore sono seduti frontalmente e se usiamo la luce del retinoscopio che viene diciamo ridotta di intensità usiamo anche un'illuminazione più bassa rispetto al normale, illuminazione ambientale più bassa. Invece con il target dock possiamo utilizzare diciamo un'illuminazione diciamo quasi normale o leggermente inferiore a quella normale. Durante la rilevazione del dark focus ciò che dobbiamo fare è neutralizzare il riflesso retinico, il movimento del riflesso retinico. Quindi poi alla lente che ha neutralizzato il movimento del riflesso dobbiamo sottrarre la distanza di lavoro, quindi se lo facciamo a 50 cm con target che è la luce stessa del retinoscopio dobbiamo sottrarre due diottrie alla lente che ha neutralizzato il movimento. Se invece lo facciamo con il target DOG allora dobbiamo sottrarre due diottrie a 50 perché il target DOG lo poniamo a 40 cm. Fondamentalmente quando abbiamo ottenuto diciamo questa differenza fra la lente che ha neutralizzato il movimento e la lente che ha annullato la distanza di lavoro abbiamo ottenuto il valore del dark focus. Sostanzialmente il valore del dark focus è tanto più preciso quanto meno è stata ridotta l'illuminazione ambientale. Quindi tanto più si avvicinerà a quello ottenuto con optometri laser, optometri infrarossi, insomma, che diciamo, rappresentano lo standard per quanto riguarda attendibilità del risultato. Ottenere il valore di dark focus non è diciamo, un esame, è un dato convenzionale, ma è molto utile perché ci consente di elaborare delle soluzioni specifiche per i problemi degli esaminati, degli individui, specie in condizioni visive particolari come la guida notturna. Inoltre, il dark focus è stato messo in correlazione con l'evoluzione della condizione visiva, con le attività visocognitive e con alcune disfunzioni binoculari accomodative. Quindi sarebbe molto utile valutare il dark focus per capire come poter risolvere le problematiche dell'esaminato anche da un punto di vista non compensativo e quindi magari di terapia visiva. Inoltre, dato interessante, è la correlazione rispetto alla miopia o alla condizione visiva, in quanto gli ipermetropi hanno un dark focus più elevato rispetto a quello dei miopi.
Inoltre, i dati expected ci danno una media del dark focus intorno a 1,375, mentre diciamo, il range in cui si sono trovati i valori va da 0 a 3-4 diottrie. Dunque, questo è tutto per il dark focus, per la dark focus retinoscopy. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo otto video. Bella OctoStyle!